Buongiorno e benvenuti in Cosa c'è di nuovo? Notizie di oggi, mercoledì 6 settembre. Il passeggero di un'imbarcazione da gran turismo che stava percorrendo la tratta che va dal Lido di Venezia a Ospedale San Camillo a Porto Marghera verso le 17:40 di ieri ha segnalato alla Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Venezia un'avaria a bordo. Venivano quindi predisposti dai militari due battelli pneumatici per affrontare la situazione, che appariva particolarmente grave in quanto la barca non sembrava essere governabile e si trovava quindi in balia della corrente, finendo incagliata in un basso fondale nei pressi dell'isola di Saccasessola. I militari della Capitaneria di Porto, dopo aver verificato che non ci fossero passeggeri e membri dell'equipaggio infortunati, che lo scafo della barca fosse integro e che non ci fossero perdite inquinanti, hanno aiutato 13 passeggeri a salire su uno dei battelli pneumatici per essere trasbordati all'imbarcadero dell'Hotel Marriott, operazione portata a termine in due viaggi. Altri 16 passeggeri sono riusciti invece a scendere direttamente sull'isola. I passeggeri sono stati poi raccolti da un mezzo sostitutivo della ditta armatrice dell'imbarcazione Gran Turismo e accompagnati a Porto Marghera. Ora aspetta la Capitaneria di Porto di effettuare gli accertamenti necessari per verificare le dinamiche dell'evento. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Ci è stato segnalato, ma già lo avevamo notato, che sul ponte di Santa Maria in New Jersey sono itineranti. Un giorno più spostati a destra, un giorno più a sinistra, solitamente messi di sbiego. Chi ce li segnala ci fa notare che essendo su un dosso, soprattutto nella corsia in discesa, potrebbero rivelarsi pericolosi, un ostacolo che qualcuno potrebbe trovarsi davanti inaspettatamente. Ci chiedono se ci sia una soluzione per ben posizionarli, in modo che nessuno riesca più a spostarli a proprio piacimento, ad esempio legandoli uno all'altro. Noi invece vorremmo chiedere se ci sia il modo per toglierli. Si suppone che vengano lasciati dove sono perché le macchine non abbiano la possibilità di parcheggiare. Se così fosse, tutti i benefici estetici ricavati dalla nuova pavimentazione, dalla nuova illuminazione andrebbero persi per l'ignoranza di qualcuno nel non rispettare le norme. Ma se così fosse, ci farebbe piacere ricordare che c'è un ottimo deterrente al parcheggio selvaggio e si chiama sanzione. Non sappiamo ancora cosa abbia in mente l'amministrazione riguardo questi New Jersey, anche perché i lavori sul ponte devono passare un altro step. La conduttura che si trova sotto l'impalcato, per la quale si è trovata una soluzione tampone con un bypass, che dovrà essere sostituito appena possibile. Fino a che la pavimentazione non sarà nuovamente sistemata, non si potrà dire che i lavori siano definitivamente terminati. Supponiamo quindi che i New Jersey stazioneranno sul ponte fino alla scritta fine sull'intervento. Non possiamo però fare a meno di associarli all'analoga soluzione in via Santo Spirito a Sottomarina, all'altezza dell'incrocio con via Belfiore, dove la soluzione temporanea ha messo ormai radici. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Azzurro, siamo allo studio G1 in Cale San Giacomo a Chioggia con Antonio Sacco, un artista non chioggiotto sicuramente, originario del Gargano, trasferito a Conselve, qua a mostrare le sue opere. Raccontati. Allora, io qui alla Galleria Gino, che è a Cale San Giacomo qui a Chioggia, espongo una serie di lavori
trattano il tema delle rivelazioni, ovvero più comunemente chiamata l'Apocalisse, che è l'ultimo libro che viene riportato nella Bibbia. E diciamo che questi lavori sono nati nel periodo pandemico, quando eravamo rinchiusi e rintanati nelle nostre case, quando c'è stato il lockdown. E in quei momenti praticamente sentivo il bisogno di realizzare appunto queste opere perché in un certo qual modo sentivo che c'era un nesso con quelle che sono le rivelazioni appunto che l'Apostolo Giovanni più di 2000 anni fa aveva predetto in un certo qual modo, dove in un breve lasso di tempo dovevano susseguirsi pandemie, disastri naturali, cambiamenti climatici. Tutti i fenomeni che noi stiamo riscontrando e che stiamo vivendo di prima persona. L'artista è chiaro che, essendo un testimone oculare del tempo che vive, cerca appunto di raccontare, rivisitando in chiave contemporanea, dando un'impronta molto personale a quelle appunto che sono queste visioni che l'Apostolo ha avuto. E cerco appunto di imprimerle cercando di suscitare forti emozioni nello spettatore che andrà poi a usufruire della visione dell'opera stessa o delle opere che appunto sono contenute in questo spazio espositivo. Questo come opere attuali, però le tue opere iniziali avevano una matrice diversa. Sì, diciamo che seguivo una ricerca, un filo conduttore che era completamente diverso da questa tematica che attualmente sto cercando di realizzare, di perseguire e che tratta appunto le origini mitologiche, rivisitate anche in chiave ancestrale ed esoterica, di quelle che sono le mie origini territoriali, che partono appunto diciamo, dalla popolazione dei Dani che aveva colonizzato in epoca preromana diciamo, il mio territorio di provenienza, che è appunto il Gargano. E ci avevano, come dire, influenzato, importando quella che era la cultura greca e che è ben radicata diciamo, nel contesto territoriale e che si è trasmessa di parecchie generazioni più avanti. Il mio compito è quello di cercare di dare, come dire, una forte matrice identitaria a quelle che sono appunto le mie origini e trasmetterle anche magari alle generazioni future, perché purtroppo molte persone del tempo in cui viviamo non sanno neanche quelle che sono state le vicende del nostro passato, che sotto certi aspetti è risultato anche glorioso. Tu qua a G1 sarai fino al 15 di settembre espongo nei pomeriggi, diciamo che vanno dal 1º al 15 di settembre, dalle ore 18 alle ore 23. Io sarò felice di accogliervi, passate a trovarmi e vi darò tutte le delucidazioni del caso. Per cui invitiamo tutta la cittadinanza e tutti i turisti che ancora girano per Chioggia a venire qua allo studio G1 in Cale San Giacomo a Chioggia. Grazie. Grazie a voi. Dove vè tu amore? In Osteria Veneta. Dove sei che te vè? All'Osteria Veneta a Brondolo. Rivo, rivo. Osteria Veneta dall'8 al 10 settembre. Made in Sud. 3 giorni di balli e cibi dalla Calabria, dalla Puglia e dalla Sicilia. Osteria Veneta. Via Brondolo 21 Chioggia. Ciao Chioggia Azzurra. Dopo quello di Rimini chiude anche il Cascus di Cernobbio. Dapprima con un invito a non farsi illusioni sullo stato delle finanze pubbliche e poi con il rilancio dei ministri Salvini e Pichetto che annunciano il disco verde al nucleare di quarta generazione in Italia ed addirittura per il 21 settembre la convocazione di una piattaforma di esperti sul nucleare sostenibile. La voglia di tornare ad una filiera ad alta tecnologia c'è tutta, indubbiamente soprattutto da parte di un paese che negli anni 50 e 60 era la terza potenza nucleare civile al mondo, con il primo reattore di ricerca al JRC di Varese addirittura alla fine degli anni 50. Oggi il politicamente corretto sono le energie rinnovabili, sole, vento ed idroelettrico, che però hanno anche il loro peccato originale, e cioè di utilizzare metalli molto inquinanti in fase di estrazione e raffinazione, alta intensità di manodopera a basso costo, enormi estensioni e consumo di suolo, intermittenze e discontinuità di produzione, un esempio su tutti, l'idroelettrico del nord Italia in quest'anno siccitoso.
Senza nucleare però non ci si può essere la vera transizione ecologica, come dimostra la Germania che ha chiuso le sue centrali atomiche e ha riaperto quelle a carbone. Cos'è però l'araba fenice del nucleare di quarta generazione? Facciamo un passo indietro. Nel bellissimo film di Nolan sul progetto Manhattan si vede l'incontro fra Oppenheimer e Enrico Fermi, che armato di un regolo calcolatore accende la prima centrale atomica civile sotto lo stadio di Chicago. Quello era il nucleare di prima generazione, che con poche modifiche ancora oggi costituisce il nocciolo della produzione energetica dall'atomo. Il nucleare di prima generazione si basava sui soli isotopi fissili, anzi sul solo uranio-235, isotopi cioè che bombardati, come avevano fatto i ragazzi di Fermi di via Panisperma, si spezzano in due o più pezzi più piccoli dell'intero e rilasciano energia. Il nucleare di quarta generazione invece si basa sugli isotopi fertili, quei nuclei instabili che catturando un neutrone veloce diventano fissili in un processo di autogenerazione del combustibile, bruciando quasi del tutto anche le scorie, palla al piede dei reattori attuali. L'idea di alcune start-up italiane, soprattutto straniere, è colmiamo il gap che ci separa dallo sviluppo di reattori tradizionali, in modo da recuperare gli anni perduti, e buttiamoci anima e corpo su quelli autofertilizzanti di piccole dimensioni, che possono essere utilizzati anche per le navi e comunque sono mobili, viste le dimensioni ridotte e la minor dipendenza dall'acqua come fluido di raffreddamento, perché utilizzano metalli fusi come sodio e piombo. Anche i costi di investimento e gestione vengono drasticamente tagliati, perché il decommissioning toglie quella che è la voce più ingombrante, ossia il costo di smaltimento di scorie millenarie. Ultima ma non ultima, la suggestione di poter utilizzare il plutonio prodotto in immagazzinato per scopi bellici come combustibile, dando il via al vero disarmo nucleare, che ci mette al sicuro una volta per tutte dallo scorrere del tempo sull'orologio dell'apocalisse, che ormai può essere attivato anche dall'ultimo satrapo di provincia, con complessi di inferiorità e manie di grandezza irrisolti. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 6 settembre, è la farmacia Nicolini in Corso del Popolo a Chioggia. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti! Quest'anno alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, oltre a tutto il necessario per la scuola, grembiuli, zaini, corredi scolastici e quant'altro vi possa servire, teniamo anche i testi scolastici. Per qualsiasi ordine di scuola, scuola primaria, scuola media, scuola superiore, logicamente su prenotazione, per cui vi aspettiamo.